Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo si è tenuta questa mattina la presentazione del Lollo Caffè Napoli, società sportiva che partecipa alla Serie A di calcio a 5. Ad accogliere il club, presieduto da Ciro Veneruso, l'assessore comunale allo sport Ciro Borriello ed anche il presidente della divisione calcio a 5 Fabrizio Tonelli, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti. Gli obiettivi li viviamo di settimana in settimana, naturalmente ripartiamo da quello che è stata la sontuosa salvezza dell'anno scorso per cercare di alzare un po' l'asticella. Il movimento cresce sempre, cresce in termini quantitativi e in termini anche qualitativi, come dimostra la nazionale italiana, campione d'Europa l'anno scorso ad Anversa. Ovviamente sconta le difficoltà del momento dal punto di vista economico, dal punto di vista giovanile, sentiamo i primi vagiti interessanti sia dal punto di vista del numero delle società che dal punto di vista della valutazione tecnica dei giocatori. Insieme alla squadra è stata presentata anche la nuova campagna di comunicazione della società, intitolata Tutta Nata Storia, che è un tributo a Pino Daniele ed ha visto la partecipazione straordinaria di Fabio Cannavaro. Così come l'anno scorso, insomma, è stata allestita una buona squadra, crediamo che quest'anno ci sono le condizioni affinché, come dire, possano migliorare anche le prestazioni sportive, mi pare con dei buoni acquisti e dei buoni innesti. È chiaro che noi come Comune di Napoli auspichiamo e anzi saremmo contenti se riuscissimo a far portare questa esperienza di sport napoletano nella nostra città per non farlo giocare a Cercola, sebbene hanno un impianto importante, però noi abbiamo per esempio il Pala Barbuto che è un impianto che ben si presta anche per questo genere di sport. Lavoriamo per questo, lavoriamo insieme alla squadra. Stiamo cercando comunque di mettere in piedi molti più progetti per cercare di avere più notorietà e di portare comunque a non essere uno sport secondario ma uno sport principale, non al pari del calcio ma quasi. Quindi l'appuntamento è sabato, quando giocate? Sabato alle 18 al Pala Caravita. Si entra gratis? Si entra gratis.